Allora, parliamo di pannolini come promesso. Sembra un ritorno al passato, ma sta diventando una nuova tendenza, quella dei pannolini lavabili, a discapito di quelli usa e getta. Ce ne sono sempre di più, più ecologici e più convenienti, ma sono sempre così. Addirittura un asilo di Iesi li sta utilizzando e vediamo come va. La famiglia con i bambini piccoli, la metà dei rifiuti sono pannolini a volume. Lo sapevate che i pannolini possono impiegare fino a 500 anni per la decomposizione in discarica? Ce li ritroveremo fino a... Se pensiamo che un bambino in media utilizza 6 pannolini al giorno, nei primi 3 anni di vita si usa e getta via una tonnellata di rifiuto da smaltire. Usando il pannolino lavabile questo numero si trasforma in 0. 0 rifiuti prodotti. Questo è il pannolone riutilizzabile. Qui a Iesi sono 2 anni che è in corso la sperimentazione dei pannolini lavabili negli asili nido. La stiamo sperimentando su alcuni bambini con base volontaria. Forse la novità li ha lasciati un po' perplessi, però sono stati incuriositi da questa cosa. Il pannolino lavabile assomiglia ad un all-in-one, come i classici usa e getta che tutti noi conosciamo. In realtà è composto da 2 parti, una mutandina esterna e un tampone interno. La differenza è che a contatto con la pelle del bambino abbiamo tutto cotone. Ma che capacità di assorbimento ha il cotone? Mettiamo un bicchiere d'acqua e vediamo come si assorbe. Nel caso del prodotto naturale la sensazione di umido del bambino è maggiore. Si riempiono con più facilità, vanno forse un pochino più cambiati di più. La parte interna di cotone la mettiamo qui, io non la tocco nemmeno, e questa è la parte esterna. I pannolini lavabili usati vengono consegnati ad un'apposita lavanderia. Per 2 volte a settimana consegniamo i pannolini puliti nell'asilo e ritiriamo gli sporchi per poi consegnarli in lavanderia, e questo è il ciclo. Il lavaggio avviene in una lavanderia autorizzata dall'ASL con certificazione ISO, quindi abbiamo lavaggio e disinfezione. Sono suddivisi per taglia, abbiamo 3 colori. Questo semplifica anche perché i pannolini non sono del singolo bambino, ma tutti quelli della stessa taglia hanno lo stesso. E in quanto a costi? Abbattono, è una miseria. Io non so, spendevo più in pannolini che veramente che per darli da mangiare. E speriamo di allargare il discorso anche ad altri genitori. Anna Franchina è qui con noi, segretaria dell'associazione Non Solo Ciripà, perché così si chiamava il vecchio pannolino, quello che adesso ritorna di tendenza, tra virgolette. Ritorna rinnovato. Rinnovato. Allora, abbiamo visto come lo utilizzano nell'asilo di Iesi, e quindi a casa è tutto molto più semplice. Eh beh sì, per fortuna abbiamo le lavatrici, quindi non dobbiamo più lavarle a mano con una volta. Allora, cerchiamo di capire subito il risparmio economico e mettiamo a confronto i pannolini usa e getta con quelli, diciamo, rinnovabili, lavabili, va bene? Sì. Vediamo i prezzi. Pannolino usa e getta da 0,17 a 0,28. Centesimi all'uno. Centesimi al pezzo, sì, all'uno, sì, assolutamente. Sì. Pannolino lavabile da 15 a 24 euro. L'uno, quindi l'uno. Abbiamo degli ordini di grandezza un po' diversi. Mamma mia, quindi detta così non si risparmia per niente. Sembrerebbe di no, però in realtà nell'arco dei 2 anni e mezzo, 3 che il bambino usa i pannolini usa e getta andiamo a spendere quasi 2000 euro. Quindi... Ecco, allora fermiamoci, perché comunque il risparmio è a lungo termine, come le cose, sì, di qualità, no? Sì. Si vedono così. Cerchiamo di capire, abbiamo fatto una prova, 6 pannolini al giorno, circa 2 anni e mezzo, sì, perché il bambino lo toglie 2 anni e mezzo. Parliamo, giusto? Sì, di lavabili, quindi di lavabili, circa perfetto. 6 pannolini lavabili. Quanto spendiamo con un classico, quanto spendiamo con un lavabile? Vediamo subito. Pannolino usa e getta economico, 1000 euro nei 2 anni e mezzo. Multipacco 1400 euro, il top di gamma 1650 euro. E guardate un po', eccolo qua il risparmio, pannolino usa e getta, 25 pannoline, adesso vi spiegheremo il perché, più 3 mutandine impermeabili, 450 euro, adesso arriva. E allora, probabilmente abbiamo, ecco, c'è qualcosa di errato alla grafica, va bene, comunque ve lo garantisco, 450 euro, abbiamo un risparmio di 600 euro più o meno di media. Se partiamo di pannolini usa e getta basso di gamma, diciamo sì, abbiamo già comunque un notevole risparmio.
Ecco, allora, quindi a lungo termine risparmiamo. Perché i 25 pannolini per dare dei consigli a casa? Facciamo un po' di conti. Mediamente si utilizzano circa 6 pannolini al giorno. Quindi ipotizziamo di averne 6 oggi in uso, 6 ieri utilizzati, 6 pronti per l'uso il giorno dopo e avere un polmoncino che ci può servire in caso di asciugatura, di lavatrici. Un polmoncino, quindi arriviamo circa 25 pannolini lavabili da usare che ci permettono un'ottima autonomia. Allora, nell'asilo di Iesi, faccio sempre riferimento al servizio che abbiamo visto, loro li mandano in lavanderia. Ecco, sono difficili da utilizzare, no, da lavare? No. Iniziamo con l'utilizzo. L'utilizzo ho visto, no, che le maestre lì sono bravissime. Sì, l'utilizzo è assolutamente identico a un pannolino usa e getta, hanno solo qualche piccola accortezza perché bisogna vestirli in maniera adeguata, quindi anche l'assorbenza cambia a seconda di quanto noi andiamo a farcire il nostro pannolino lavabile. Da questo punto di vista sono assolutamente comodi. Se l'assorbenza cambia o comunque sono un po' più spessi, diciamo, sì, li ho appena visti, di quelli usa e getta, cosa dobbiamo fare per allora l'unica accortezza da tenere in considerazione è prendere il body una taglia in più, quindi questo ci permette di superare questo problemino. In più abbiamo la lato positivo che tengono le gambine, quando i bimbi sono molto piccoli, in posizione divaricata, quindi diciamo tengono le anche in posizione corretta, una cosa consigliata anche dai pediatri. Allora, è vero che assorbono meno liquidi? La metto no, sulla graticola oggi? No, in realtà no, è solo questione di prendere un pochino di pratica e regolando l'assetto riusciamo assolutamente ad avere l'assorbenza come i pannolini usa e getta. Sembra quasi utopico l'utilizzo del pannolino lavabile, no, anacronistico, perché comunque ai nostri tempi, cioè, non abbiamo tempo, corriamo sempre. Non abbiamo soldi. Tutto quello che manca, però comunque qualcuno lo fa, nel senso che dobbiamo lavarli noi, dobbiamo asciugarli noi. Abbiamo le lavatrici, abbiamo le asciugatrici, con qualche piccolo trucco, per fortuna possiamo anche lavarli assieme al resto del bucato. Questo è il trucco, non servono lavatrici dedicate. Abbiamo parlato di lavatrici, quindi noi possiamo lavare il pannolino del nostro bambino assieme al bucato. È igienico, non è igienico? Allora, adesso lo chiediamo alla nostra pediatra, Francesca Preziosi, abbiamo la telefonata. Intanto, lavare il pannolino nelle nostre lavatrici è igienico? Vediamolo. Abbiamo fatto. I pannolini lavabili sono estremamente igienici. Lavati a casa a 60 gradi, magari con l'aggiunta di un po' di bicarbonato nell'acqua, la disinfezione dei germi è pressoché totale. Negli asili nido, dove i pannolini sono intercambiabili, quindi non a uso strettamente individuale, si arriva a lavarli anche a 90 gradi, sempre con l'aggiunta eventuale di bicarbonato. Quindi sono estremamente igienici e l'uso è tranquillo. Anche la pediatra ha detto di sì, li possiamo lavare appunto in lavatrice con altri panni, ma il tessuto, il cotone, perché è fatto di cotone, non si consuma dopo un po'? No, per fortuna no, abbiamo dei tessuti moderni molto performanti, temperature tra i 40 e i 60 gradi, non serve lavare a 90, insomma è un pochettino impegnativo il 90 gradi, e in più abbiamo anche dei tessuti tecnici che si asciugano velocissimamente, quindi. Esatto, allora sentivo prima delle telefonate da casa, chiedevano dove possiamo andare a comprare questi pannolini, c'è un pannolinificio? No, allora per comprarli esiste un vasto panorama online per l'acquisto e poi i negozi specializzati in prodotti bio di solito ci permettono di trovarne. Se no, c'è la possibilità, prima di acquistarli, di provarli nelle pannolinoteche, che sono dei posti pannolinoteche dove si possono provare i pannolini, come le biblioteche, ma dei pannolini. Ah, quindi uno lo può anche noleggiare per capire, poi va bene, riepiloghiamo il tutto. Argomento davvero interessante. Non inquinano i pannolini lavabili, inquinano meno di quelli, diciamo, usa e getta, costano di più all'inizio, ma come avete visto poi li ammortizziamo, ci fanno risparmiare nei 2 anni e mezzo di utilizzo. Nel lungo periodo si lavano in lavatrice con il bucato. Quindi mi raccomando, se ci state pensando, speriamo di avervi convinto. Se qualche fratellino in più, risparmi assicurato. Ah, se fa qualche fratellino in più, quindi con 4 figli ammortizziamo ancora di più. Anche con 2. grazie ad Anna Franchina per essere stata con noi. Ci vediamo lunedì, buon fine settimana. Il nostro numero 800-555-980, ve lo ricordo sempre, per comunicare con noi. E adesso la squadra di Rai 1 va avanti, come sempre. Antonella Clerici e la sua prova del cuoco. Ciao, grazie.